avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. La partita è già cominciata. Tiro! Fuori di pochissimo! Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Il portiere la spedisce su. Colpisce il pallone e arriva la prima rete della giornata. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Uno a zero dunque. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Prova il cambio di gioco. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. La Lazio si riappropria del pallone, può reimpostare il gioco. Palla filtrata per Draxler. Tarap. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Il portiere dice di no. E il gol è stato negato da un'incredibile parata. Ha intuito perfettamente la traiettoria della palla. Verde. Cerca il passaggio filtrato. Qui deve... Grande parata di Stracoscia. Grande parata di Stracoscia. Si libera della palla ed evita complicazioni. Draxler. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Pallone lungo, in verticale. Scatta verso il pallone. Il portiere si oppone. Cerca il cross in mezzo. Immobile, che è stato inserito tra i titolari nella partita precedente. Milinkovic-Savic. Gioca una palla lunga. Ecco un'occasione di contropiede. Scodella in avanti. Vuole sfruttare lo scappo. Guarda, è pronto al tiro. Super gol! La Lazio pareggia e raddrizza la situazione. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Draxler. Ultimo assedio in cerca del gol della vittoria.
apertura di gioco sul fronte opposto. Lazzari con il tratto. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Salta e colpisce di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Perde il duello fisico con l'avversario. Correa, passaggio sulla destra. Lazzari vuole il lancio, per tocca con la testa. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. C'è tensione in campo, Fabio, ma non bisogna assolutamente sbagliare occasioni del genere. Una partita ricca di emozioni che ancora non conosce un vincitore. Le due squadre sono ancora in parità. Può succedere di tutto. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere. Ci prova! E ha fallito una buona occasione da gol. Decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Lotta, ma perde l'equilibrio. E trova bene, qui cerca. Grande parata di Stracoscia. Che classe, ottimo salvataggio. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Spazza via senza fronzoli. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca lo spunto. Correa! Un gol pazzesco! Pazzesco! Un gol che parla da solo! Correa ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Un finale di partita pazzesco, può succedere davvero di tutto. Sulla fascia, è libero. La mette in mezzo. La allontana con forza.